attuale Cicerone, sempre. Coloro che si propongono di prendere il governo dello Stato tengano in mente questi due precetti di Fiatone. Primo, di tener presente l'utile dei cittadini, in modo che qualunque cosa facciano, la facciano in vista di questo, senza riguardo ai propri privati interessi. Secondo, di prendersi cura di tutto quanto il corpo dello Stato, perché mentre servono gli interessi d'una parte, non trascurino le altre. Giacché l'amministrazione dello Stato, come la tutela, deve essere condotta a beneficio di coloro che sono stati affidati alle cure di chi assume il governo, non di coloro ai quali essa è stata affidata. Invece, coloro che provvedono agli interessi d'una parte dei cittadini e trascurano l'altra, introducono nello Stato un elemento perniciosissimo, la sedizione e la discordia, dal che deriva che alcuni appaiono difensori del popolo, altri degli aristocratici, pochi dell'intera collettività. Da qui ad Atene grandi discordie e nella nostra patria non solo sedizioni, ma anche disastrose guerre civili. Cose che il cittadino serio e forte e degno di prendere il posto di comando nello Stato dovrà evitare e abborrire. Egli dovrà dedicarsi tutto allo Stato senza cercare di conseguire ricchezza o potenza per sé, ma dovrà servire così gli interessi dell'intero Stato da provvedere a tutti i cittadini. Né, inoltre, dovrà esporre alcuno con false accuse all'odio e alle malignità dei concittadini, ma si dovrà attenere così rigorosamente alla giustizia e all'onestà che pur di mantenere fede a quelle si esporrà a qualunque perdita, anche grave, e affronterà la morte, piuttosto che tradire quei principi che ho detto. Sciaguratissima sopra ogni altra cosa è l'ambizione e la gara per le pubbliche cariche. Né, inoltre, bisogna dar retta a coloro che penseranno che si debba nutrire ira implacabile verso i nemici politici. Estimeranno che questo sia proprio di uno spirito magnanimo e forte, giacché invece nulla è più lodevole, nulla più degno di un uomo grande e illustre che la placabilità e la clemenza. Nei popoli liberi e nell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, bisogna dar prova di affabilità di maniere e della cosiddetta superiorità d'animo, perché se ci irritiamo con coloro che ci avvicinano in momento inopportuno o ci rivolgono preghiere smodate, non ci accada di incorrere nella taccia che ci danneggia e ci aliena le simpatie di intrattabilità. E tuttavia, la sopportazione e la clemenza sono raccomandabili solo a condizione che quando si tratta dell'interesse dello Stato si usi quella severità senza la quale una nazione non può essere governata.